Buon pomeriggio a tutti, sono le 4:30, possiamo iniziare. Vi ringrazio innanzitutto per la presenza. Io sono Monica Biglio, è direttrice del Dipartimento di Economia e con molto piacere oggi abbiamo questo nuovo appuntamento assieme ai colleghi, sono tutti i colleghi del Dipartimento di Economia, oggi che faranno questa discussione, questo confronto sul tema del turismo. Allora, è già passato in chat, l'avete già visto, vi chiedo di porre eventuali domande lasciandole, depositandole in qualche modo, scrivendo nella chat comune, visibili a tutti. Dopo un primo giro di tavolo sui diversi aspetti del tema di oggi, alla fine raccogliamo le domande per un secondo giro. Allora, come prima cosa ci terrei a presentare i colleghi. Allora, Nicola Camatti, che poi interverranno esattamente in questo ordine, ricercatore in economia applicata e docente di economia di sistemi turistici e Tourism Business Ecosystem presso il Dipartimento. I suoi ambiti di ricerca riguardano lo sviluppo ecosistemico delle destinazioni turistiche, la capacità di carico turistico e lo sviluppo di indicatori strategici a supporto delle decisioni per l'industria turistica. È stato project manager e project designer di oltre 20 progetti internazionali di cooperazione territoriale in ambito turistico e sviluppo urbano. Federica Letizia Cavallo, che è professoressa in geografia ed è anche per il Dipartimento la delegata alla sostenibilità, si occupa di geografia culturale, geografia dell'ambiente e del paesaggio, geografia del turismo. Tra i suoi interessi di ricerca si segnalano l'insularità, le zone umide e le aree di bonifica, le relazioni tra turismo e ambiente. Ci sono poi due colleghi in ambito giuridico, Claudia Irti, che è professoressa di diritto privato, avvocato civilista ed è stata titolare più volte di borse di studio per svolgere attività di ricerca presso primari istituti di ricerca stranieri come il Max Planck Institute in Amburgo, Germania. Da 4 anni tiene presso Ca' Foscari, presso il Dipartimento, il corso di diritto commerciale del turismo, incentrato sullo studio della contrattualistica al servizio del turismo e sulla tutela dei diritti dei consumatori. Roberto Senigallia, professore ordinario di diritto privato presso il Dipartimento di Economia, dove insegna diritto privato, diritto di famiglia, diritto civile, minorile, diritti fondamentali e privacy. È anche professore incaricato di sistemi di diritto civile presso la Facoltà Ecclesiastica di Diritto Canonico San Pio X di Venezia. La sua ricerca scientifica è incentrata sull'impatto dei diritti fondamentali nei rapporti di diritto privato. Allora, ringrazio innanzitutto i colleghi per aver immaginato questa chiacchierata oggi sul tema particolarmente sensibile che riguarda e in particolare Venezia. Darei quindi la parola a Nicola. Permettetemi, ecco. Ciao Nicola, benissimo, spero che si senta. Si sente? Benissimo, perfetto Nicola, perdonami, ho avuto un po' di esitazione Certo. io. Allora, ti chiederei innanzitutto di darci un quadro delle conseguenze che la crisi, l'emergenza sanitaria sta avendo nel settore turistico, pensando in primis alla situazione in Italia, ma anche con una visione un po' più globale. Allora, per quanto riguarda una prima valutazione a livello italiano degli impatti che la crisi Covid-19 sta avendo sul settore turistico, possiamo intanto fare riferimento alle stime che ha fatto in merito l'Istat. L'Istat di recente propone una stima di impatto in termini di fatturato mancato, quindi sulla base di quanto era stato registrato lo stesso periodo dello scorso anno, del trimestre marzo, aprile-maggio del 2019, e riproponendolo per lo stesso trimestre nel 2020, cosa lecita, dato, diciamo, gli incrementi costantemente positivi in termini di arrivi e fatturato registrati nel settore turistico nell'ultimo decennio. Ebbene, i conti che vengono fuori sono abbastanza chiari, cioè che in sostanza sono stati bruciati circa 81 milioni di presenze non realizzate solo per il trimestre in questione. Stiamo altresì parlando di un 23% di presenze annuali di stranieri che sono andate perse e circa 20% di presenze annuali in strutture alberghiere altrettanto bruciate. Questo ammontare di flussi turistici,
che sono venuti a mancare, ovviamente si traducono in altrettanta spesa che è andata a mancare, purtroppo. In particolare, il dato è che sono andati bruciati 10 miliardi di euro di spese di turisti stranieri, ad esempio, e anche circa il 16% della spesa annuale dei turisti italiani. In definitiva, almeno a livello italiano, per il trimestre, ripeto, marzo, aprile, maggio, è la situazione che in sostanza stiamo parlando di circa 27 miliardi di euro di fatturato purtroppo non realizzato e il mancato contributo a valore aggiunto della nostra economia per qualcosa circa tra gli 11, diciamo gli 11-12 miliardi di euro. Queste cifre sono abbastanza pesanti, anche perché vorrei ricordarvi che in accordo a quelle che sono state, diciamo, le famose stime fatte nel 2015 con il conto satellite del turismo alla mano, vorrei ricordarvi che il valore aggiunto prodotto in Italia dalle attività connesse al turismo sono risultate essere pari al 6% del valore aggiunto totale dell'economia nostra. Quindi, in poche parole, le cifre che vi dicevo prima, ho provato a fare dei conti, sono circa il 12% della percentuale del contributo che il turismo può dare all'economia italiana. E questo, facciamo attenzione, solo prendendo in considerazione il periodo marzo, aprile, maggio, che non è esattamente di alta stagione. Provate a fare la stessa proiezione invece sul periodo giugno, luglio, agosto con i numeri che abbiamo registrato negli ultimi decenni durante questo periodo e ovviamente otteniamo dei risultati sicuramente peggiori. Mi chiedevi anche dello scenario globale. Beh, qui ovviamente la situazione è altrettanto abbastanza negativa perché insomma tutto è bloccato. Per avere qualche stima possiamo fare riferimento allo studio che ho fatto recentemente l'Organizzazione Mondiale per il Turismo, che utilizza un modello anche molto interessante perché prende in considerazione in sostanza gli ultimi sviluppi della crisi in termini di misura di quarantena, divieti di viaggio, la chiusura delle frontiere, soprattutto in Europa. Guardate che in Europa i viaggi, diciamo, internazionali rappresentano circa il 50% di quello che viene, che si realizza a livello globale. Stesso modello tiene in considerazione anche, questo interessante, gli schemi delle precedenti crisi, in particolar modo SARS 2003 e la crisi globale del 2009. Allora, anche queste stime sono abbastanza tristi perché mettono in evidenza che, attenzione, in termini di arrivi di turisti internazionali per l'anno 2020 le perdite dovrebbero, cioè questi, diciamo, flusso di turisti dovrebbe calare intorno al 20-30% nello scenario migliore. E a questo scenario si associa quindi una perdita all'incirca di 450 miliardi di dollari in termini però di entrate turistiche internazionali. Anche in questo caso stiamo parlando di un qualcosa che è poco sotto praticamente l'un terzo del totale generato a livello globale. Quindi in sostanza, Monica, quello che sta emergendo è sicuramente un impatto pesante sia in termini di fatturato mancato che di contributo al PIL. Indubbiamente i numeri che hai riportati sono preoccupanti perché sì, danno una dimensione di un problema non da poco. Allora, se anche qualche secondo in più posso fare anche ulteriori precisazioni anche sì, di tipo qualitativo, perché adesso io ho detto le cifre, però che cosa si nascondono? Cosa si nascondono dietro queste cifre? Bene, qualche considerazione. Punto primo, il calo di arrivi e fatturato che ora stiamo subendo ovviamente è in, diciamo, in controtendenza con l'aumento sostenuto e costante di nuovi arrivi turistici che abbiamo registrato, sono andati avanti, abbiamo avuto aumenti a bombe di 70-90 milioni all'anno. Questa crescita, diciamo, esponenziale quasi, è passata, ovviamente, si è realizzata anche con un, diciamo, con quelli che sono stati i maggiori investimenti necessari a soddisfare questo aumento di domanda, portando molti operatori, diciamo, a fare investimenti, ad acquisire nuovi asset, a fare investimenti, che so, in logistica, in nuovi contratti. Il punto qual è? Che ora tutto questo risulta essere largamente sovradimensionato rispetto allo scenario attuale e quello di brevissimo periodo, perché stiamo parlando che benché vada torneremo ai volumi di 7 anni fa. D'accordo. Altra considerazione che ci sta dietro a questi numeri è questa, che soprattutto in Italia, ma in paesi anche come la Spagna, la Grecia, il turismo rappresenta un'ottima opportunità per quanto riguarda ovviamente il lavoro. Nel settore
questo settore complessivamente, diciamo, copre in Italia circa 3,4 milioni di posti di lavoro, che è circa il 15% della forza totale che noi registriamo nel nostro paese, d'accordo? E ne deriva che l'impatto del coronavirus non avrà quindi solo impatti di tipo economico, ma anche ovviamente di ordine sociale, considerando in aggiunta che molte attività imprenditoriali turistiche sono di piccole dimensioni e sono condotte a livello familiare e che quindi, diciamo, dipendono esclusivamente da tale fonte di introito. Il turismo, il lavoro nell'ambito turistico, dimmi se ho qualche secondo in più ovviamente, qual è? Che praticamente lui, il settore turistico garantisce, diciamo, certe forme di lavoro che tanto spesso sono anche viste non troppo positivamente perché soffrono ad esempio del problema della stagionalità, ma nello stesso tempo il settore turistico, diversi studi dimostrano, che è in grado di, ad esempio, dare risposte ai problemi di genere, perché le donne sono veramente partecipi all'offerta, alla produzione, all'offerta turistica, dare risposte agli studenti, dare risposte ai lavoratori anziani. È un fenomeno, quello turistico, che dà delle risposte anche, diciamo, ai territori più remoti, le zone rurali e le zone costiere, che molto spesso non hanno alternative. Tutto questo insieme, quindi tornando al discorso di che impatto sta avendo questa crisi, deve essere visto anche in modo più ampio, pensando anche agli effetti positivi, indiretti, le cosiddette esternalità, che il turismo non sta più generando attualmente. Certo. E allora, guardando un pochettino anche alla possibile e l'augurata ripresa, quali sono i fattori che incideranno maggiormente nel mercato turistico? Allora, ovviamente siamo di fronte a, i fattori sono diversi, perché siamo di fronte ad una crisi che non è solo turistica, ma ovviamente è economica ed è la portata globale. Però, tuttavia, diciamo, considerando intanto diciamo, i fattori strettamente turistici, in accordo a quello che vedo che affermano anche diversi economisti del turismo, due fattori intanto devono essere presi in considerazione. Punto primo, i fattori, diciamo, di tipo psicologico. Cioè, vale a dire, se e in quale misura le persone saranno disposte a viaggiare per paura del virus. Cioè, in altri termini, passatemi i termini, siamo di fronte a una questione di avversione o inclinazione a intraprendere dei viaggi. Dall'altra parte, dobbiamo anche considerare che questa stessa, diciamo, sorta di, come si può dire, di sensibilità rispetto all'opportunità o meno di viaggiare è anche nelle mani di un altro soggetto, che sono i governi. Quindi, ancora una volta, in certo qual modo potremo essere di fronte a degli scenari in cui i governi addirittura potranno avere una maggiore o minore disponibilità ad aprire le frontiere e permettere il movimento internazionale del flusso turistico. La combinazione di questi due fattori, quindi l'inclinazione del turista a viaggiare, l'inclinazione dei governi ad aprire o meno le barriere, determineranno sicuramente degli scenari significativi e importanti. Faccio degli esempi molto semplici. Ipotesi 1, che è praticamente quello migliore. Abbiamo una situazione in cui i turisti non hanno paura di viaggiare e vogliono intraprendere un'esperienza turistica. Nello stesso tempo i governi sono abbastanza sereni, lasciano, diciamo, circolare le persone e comunque ci sono delle barriere abbastanza non così significative. In questo caso l'economia turistica mondiale smetterà di scendere, come sta dicendo, ci saranno i primi sintomi di una ripresa e in tempo relativamente breve torneremo a una situazione della pre-crisi. L'impatto sarebbe basso. Un altro esempio invece, e questo se non sbaglio è lo scenario che ha utilizzato l'Organizzazione Mondiale per il Turismo che vi citavo prima. Il secondo caso, quale potrebbe essere? Che invece le persone sono ancora caute nel viaggiare, ma nello stesso tempo i governi progressivamente tolgono delle restrizioni. Il risultato in questo caso è un cambiamento qualitativo della domanda, perché cambieranno fondamentalmente i criteri di acquisto dei beni e servizi turistici. Infatti in questo caso sarebbe di diciamo un medio impatto. L'altro caso ancora, giusto per finire il discorso, è questo, cioè i turisti che, diciamo, vogliono viaggiare, ma nello stesso tempo ci sono ancora delle restrizioni da parte dei governi.
Allora, in questo caso invece avremo una, diciamo, una contrazione quantitativa della domanda a livello internazionale che alterrerebbe pesantemente i flussi che abbiamo sempre visto prima della pre-crisi. Una situazione del genere è praticamente in sostanza quello che stiamo in parte vedendo in Italia, perché in questo caso si andrebbero a incoraggiare, diciamo, le mobilità domestica. C'è la volontà di dire vado a fare una vacanza nel corto raggio. Ovviamente lascio a voi dedurre quale potrebbe essere lo scenario finale in cui né, diciamo, le persone vogliono viaggiare e continuano ad esserci ancora delle restrizioni. Qui in questo caso saremo di fronte addirittura a degli scenari di cambiamento strutturale domanda-offerta turistica. Certo, un'influenza sicuramente acuta. Indubbiamente. Ci sono... La tua domanda, prego. Ci sono quindi politiche che possono essere attuate in questa fase, compresa la fase emergenziale, per in un qualche modo portare ad evitare gli scenari peggiori che hai disegnato? Ovviamente sì, per quanto possibile. Allora, sicuramente in parte sono un insieme delle politiche che stiamo vedendo. L'insieme delle politiche che adesso oggi vediamo ovviamente sono politiche che riguardano la fase di contenimento, d'accordo, in attesa di un'eventuale ripresa. Sono le politiche del tipo, che so, il congedo parlo ovviamente di esempi strettamente turistici che si sommano alle più generali politiche economiche che anche il nostro paese sta portando avanti. Quindi dicevo, politiche del tipo congedo di indennità straordinario, il sostegno alle imprese turistiche, abbiamo visto recentemente anche degli interventi, se non sbaglio, nel campo dell'assicurazione e previdenza sociale, delle, diciamo, dei settori più artistici, del settore artistico-culturale, oppure il discorso dei voucher, anche il famoso bonus. Sono un insieme di, diciamo, di risposte per accompagnare le imprese durante questa fase. Se posso in 3 secondi dire che quello che secondo me si potrebbe anche fare di ulteriore, segnalo fondamentalmente 2 azioni che vanno nell'indirizzo di segnalare forse anche l'opportunità di adesso di attivare anche delle soluzioni più a livello locale. Ne segnalo 2. Cioè, cosa significa a livello locale? A livello proprio di destinazione turistica. Ne segnalo 2, dicevo. Innanzitutto, lo stimolo a creare nuovi modelli di business, secondo proprio una questione ecosistemica, e cioè in grado, diciamo, di dare, creare nuove proposte di valore, dove il valore deve essere un valore che guarda sia alle imprese dell'ecosistema turistico, ma anche al turista. Un esempio di proposta di valore che deve essere necessariamente preso in considerazione, deve essere quella riferita ovviamente alla necessità di creare le condizioni di, diciamo, sicurezza e di mantenimento di un'alta qualità dell'offerta turistica anche in situazioni di sicurezza. Quindi mi aspetto che sono nuove imprese che stanno del mercato, che iniziano a creare piattaforme anche reali o di servizio anche digitali a sostegno di questa ipotesi. Tutto il resto invece mi è venuto, adesso la seconda ipotesi che volevo avanzare, mi è venuto in mente molto brevemente, lo anticipo in che contesto. Da diversi mesi, tu lo sai già Monica, noi abbiamo iniziato questo progetto anche con l'Università di Shanghai, che è focalizzato nell'uso dei big data e elaborazione di indicatori in ambito turistico. Sapete cosa stanno facendo loro? Praticamente il governo chiede a tutte le aziende di registrare alla sera i famosi dati che riguardano le transazioni, non solo in ambito turistico, anche, diciamo, del commercio in generale. Sulla base di questi dati si riesce a dare il senso, diciamo, di quello che è il mood da parte del consumatore e anche da parte degli operatori, e si riesce effettivamente a supportare sia quest'ultimi che il policy maker, diciamo, nell'intraprendere delle decisioni veramente strategiche e di alto valore. E quindi in questo caso cercare di avere il maggior quantitativo possibile di informazioni che possano dare indicazioni nel brevissimo anche di come gli animi si stiano muovendo, sia per quanto riguarda i turisti e le imprese del turismo. Allora, grazie Nicola. Io darei la parola a Federica, che sblocco, come si dice, subito. Grazie. Perdonami. Scusatemi, allora ho Federica, eccola qua. Un secondo solo, colpa mia Federica, adesso troviamo la soluzione.
Allora, Federica ci parlerà un Eccomi pochino qua. del... Eccoti qua, chiedo scusa io a tutti. Nessun problema. La sua visione rispetto a quella di Nicola, che è più da economista, quella di Federica è una visione più culturale, però anche a lei chiederei di fare il punto sul perché e come il terrorismo è stato, perché ovviamente l'abbiamo sentito, ma soprattutto sarà interessato dagli effetti della pandemia. Sì, grazie Monica e buongiorno a tutti. Dunque, è ovvio che le ricadute economiche e sociali negative della pandemia hanno interessato tutti i settori sostanzialmente, ma il turismo e le filiere collegate al turismo sono tra quelli che sono stati impattati da un lato più repentinamente, ma che saranno impattati nel medio periodo, del medio periodo in maniera più pervasiva. E questo per tre ragioni che possono sembrare banali, però io le vorrei richiamare. Prima di tutto perché il turismo è un'attività dal punto di vista tecnico non essenziale e quindi è tra le prime che viene sospesa in una congiuntura emergenziale, sia per decreto sia per scelte individuali. Secondo elemento, il turismo si basa sullo spostamento delle persone e siccome il virus viaggia sulle nostre gambe, è ovvio che i viaggi turistici sono stati drasticamente banditi nella fase del lockdown e questo addirittura ha comportato perfino la difficoltà di tornare a casa per le persone che erano in vacanza. Vi ricorderete le cronache che ci hanno intrattenuto con le vicende di coppie in luna di miele alle Maldive che si è trasformata in un esilio insulare dalla fine indefinita da far impallidire Napoleone Bonaparte e tutte le questioni delle navi da crociera con i turisti intrappolati nelle loro cabine mentre la nave si trasformava in un lazzaretto galleggiante. Sono delle cose forti queste, insomma, e che lasciano il segno anche psicologicamente, come diceva Nicola. La terza ragione è che nota dedica una pagina a Covid-19 e che cosa dice? Il turismo, più di qualsiasi altra attività economico-sociale, più o insomma come poche altre, si basa sull'interazione tra le persone, mentre invece delle misure di tipo medico-metrico indicano il distanziamento come via maestra per ridurre e contenere i contagi, almeno in una certa fase molto critica, lo indicano in maniera netta. E quindi, in questo senso, io vorrei fare una piccola digressione sul ruolo che il turismo, gli operatori turistici, talvolta in maniera inconsapevole, ma talaltra in maniera irresponsabile, hanno avuto nella diffusione del virus. È ovvio che si tratta di un ruolo che è molto difficilmente quantificabile lato sensu, perché la questione è estremamente complessa, però se noi pensiamo che ogni anno 1 miliardo di persone al mondo viaggiano per turismo, è facile capire che non sarà stato del tutto trascurabile. Se poi entriamo nel merito, abbiamo avuto senz'altro degli allarmi ingiustificati in questo senso, ma abbiamo avuto anche qualche caso documentato di focolaio di Covid di origine turistica. Faccio l'esempio più noto, quello della località del Tirolo Steel, che è nota anche come la Ibiza delle Alpi, perché basa la sua offerta sugli sport invernali, coniugati però con la vita notturna, i locali, i concerti. Nonostante localmente ci fossero dei casi di Covid già noti, tra l'altro proprio tra i baristi, fin la seconda metà di febbraio, in realtà gli impianti e i locali sono stati tenuti pienamente operativi fino al 15 marzo per salvare la stagione. Ecco, io vorrei dire una cosa, vorrei dire che non è esponendo i lavoratori del turismo e i turisti a un rischio sanitario conclamato che si salva il turismo. E questo vale per il passato, ma secondo me deve valere anche per il prossimo futuro. È importantissimo far ripartire il turismo, ma ci sono delle questioni
in gioco e delle incognite di tipo sanitario in gioco che vanno tenute ben presenti. Torniamo però alla questione delle tre ragioni. La terza ragione per cui il turismo è così interessato è che è qualcosa che si basa sul contatto tra persone, certo, e che ha una caratteristica di natura esperienziale. Il turismo si basa su esperienze che, anche se noi diciamo spesso sightseeing, non sono solo visuali, non andiamo solo a vedere. Sono esperienze corporee, multisensoriali, esperienze spirituali, quelle che facciamo turisticamente. E che nessuna visita virtuale, anche se ce ne sono state offerte di ottime, potrà mai sostituire. Quindi se noi mettiamo insieme questi tre elementi, turismo, attività non essenziale, turismo che prevede spostamento di persone, turismo che prevede contatto tra persone e esperienze, è ovvio che il turismo a livello globale è stato fortemente impattato e tutto questo condizionerà anche il futuro prossimo del turismo. Secondo me, per cercare di capire un po' di più, dovremmo chiamare in causa geografia sociale ed economica, geografia medica e geografia politica e cercare di far interagire questi approcci per provare a capire come ci si è finora mossi e che cosa potrà succedere in futuro. Andando al futuro, sì. Quale andamento vedi per il turismo? Allora, Nicola ha combinato una serie di scenari che riguardavano l'attitudine, certo, del turista rispetto anche, non dico l'attitudine, ma le valutazioni a livello politico dei diversi paesi. Ora, da un punto di vista più culturale, quali nei prossimi mesi? Quale futuro? E intanto, come giustamente diceva Nicola, l'ipotesi di vari scenari effettivamente bisogna farla, perché ci manca qualche elemento, dipende da come evolveranno le cose, come si muoverà il turismo in futuro. Però secondo me qualche osservazione in generale la possiamo provare a fare. Turismo ripartirà, senz'altro. A questo proposito io credo che se noi mettiamo giù per iscritto la nostra lista di quello che ci piacerebbe poter tornare a fare quando finalmente si potranno allentare alcuni vincoli, ritorneremo fuori dalle nostre case liberi di vivere nello spazio pubblico, probabilmente nei primi 5 o 10 posti c'è anche l'andare in vacanza, almeno insomma, come desiderio. Questo vuol dire che il turismo è qualcosa di socialmente, individualmente importante e molto pervasivo anche nella nostra società, almeno per quanto riguarda i cittadini privilegiati del nord globale che si possono permettere di essere turisti. Quindi il turismo ripartirà, senz'altro. Il punto è come e quando. E a questo proposito, secondo me, Monica, possiamo fare alcune osservazioni. Senz'altro ripartirà prima un turismo a breve raggio, probabilmente con mezzi di trasporto privato, e solo in un secondo momento ripartiranno i collegamenti in traghetto, in aereo, soprattutto i viaggi internazionali. Questo l'ha già detto Nicola, è una questione anche di paesi che potrebbero prolungare la chiusura, ma anche di politiche governative di protezione del turismo interno. Abbiamo già sentito una serie di affermazioni e di campagne del tipo: spagnoli quest'anno fate le vacanze in Italia, italiani quest'anno rimanete in Italia, che è un modo di proteggere un pochino il mercato interno, anche se poi si prova anche a rivolgersi a quello internazionale. Quindi senz'altro ci sarà una rivincita relativa del cosiddetto turismo di prossimità. E in questo scenario io vedo forse anche la possibilità per alcune destinazioni che hanno subito molto la concorrenza internazionale o che sono un po' uscite da certe logiche di preferenze e pratiche turistiche, di avere anche un piccolo beneficio relativo. Penso alla media montagna di una villeggiatura d'altri tempi, penso ai piccoli borghi dell'Appennino. Poi questa cosa dei borghi, con Stefano Boeri, che sono pubblica, continua a rilanciarla. Insomma, sì, residenzialmente, ma forse anche turisticamente può funzionare.
Sui settori, per esempio, che senz'altro subiranno i contraccolpi peggiori, è ovvio che il crocierismo sarà fortemente impattato, forse non a lungo, ma certamente nel breve periodo, un po' come dopo il naufragio della Concordia, della Costa Concordia. Il turismo culturale urbano sarà molto complicato da far prendere, da gestire, perché ovvio è nelle città che c'è la maggiore promiscuità e prossimità. Il turismo della terza età, perché gli anziani già sono poco propensi al rischio, tendenzialmente, e saranno molto prudenti in questa prima fase. Ci scorderemo il turismo scolastico per un po'. Però è anche vero che altri settori potranno beneficiare invece di tutta questa situazione. Ad esempio, lo slow tourism, la mobilità lenta, a piedi, in bicicletta, l'ecoturismo, il turismo nature based, secondo me potrebbero trarre un vantaggio anche non solo dal fatto che è più semplice mantenere un distanziamento, ma anche dal fatto che abbiamo un acuito bisogno di contatto con la natura dopo tutti questi mesi chiusi. Sì, sono mesi. Dopo tutti questi mesi chiusi in casa. E, peraltro c'è anche la questione di una riguadagnata qualità ambientale che come effetto emergente in senso sociologico della crisi va considerata, la mediatizzazione della fauna selvatica che ha riguadagnato spazio. Tutto questo ci fa venire voglia di natura. Un altro settore che probabilmente sarà meno impattato di altri è il turismo del lusso, che già si basa di per sé sul distanziamento sociale per questioni di standard e di tutela della privacy, eccetera. Tanto è vero che nell'ambito dell'aviazione civile l'unico ambito che non ha conosciuto grandi cali è quello degli aerei privati. Cioè, se vi potete permettere un aereo privato, non avete problemi di distanziamento sociale, no? È ovvio. Altre situazioni... Sì, dimmi Monica. No, dico il distanziamento sociale in quel caso lì viene utilizzato proprio di default come esattamente, come sottolineavi prima. Niente di nuovo, no? niente di nuovo da quel punto di vista. Altre osservazioni di ordine diverso. Si è assistito, e credo che continuerà, a una caduta dei prezzi sia della compravendita di seconde case sia delle affittanze turistiche, di cui poi ci parleranno anche sotto un'altra luce i colleghi giuristi. E almeno in certi contesti, come quello veneziano, perché questo l'ho proprio visto, una parte di questo mercato ritransita sul mercato residenziale. Cambiando un attimo di contesto, la Cina, ma anche l'Italia e la Spagna, anche se magari noi dall'interno lo vediamo un po' meno, secondo me si porteranno dietro per un po' una cattiva fama di untori o di paesi a rischio sanitario che è rafforzata, e questo bisogna dirlo, da pregiudizi e stereotipi razzisti. In particolare, è una cosa che mi preme molto, la sinofobia ha rivelato tutta la sua virulenza a vari livelli in questa vicenda. Mi fermo perché credo di sì. Avere parlato. Ti faccio fare un'ultima battuta su, in parte qualcosa l'hai già detto, ma su che cosa possiamo imparare da questa crisi per quanto riguarda il turismo? Sì, che cosa possiamo, forse per meglio dire, che cosa potremmo imparare, chissà se lo impareremo. Secondo me possiamo imparare due cose, due elementi essenzialmente. Prima di tutto, che la monocultura turistica è estremamente rischiosa e che un modello di sviluppo turistico purtroppo prevalente deve essere ripensato. Provo a spiegarmi un po' meglio, anche se brevemente. Un'epidemia non è certo l'unico fattore che può indurre alla sospensione del turismo. Gli attentati terroristici, i conflitti, le calamità, Venezia praticamente è passata dalla coalta eccezionale del 12 novembre 2019 a Covid-19 senza soluzione di continuità. Dove sta però la differenza? Il salto di scala pandemico globale di questa epidemia ha fatto in modo che non si possa più contare per nessuno sostanzialmente su quel vantaggio comparativo legato all'insicurezza reale o percepita di destinazioni alternative.
qui è il turismo tout court, globale, che è coinvolto. Ma a me preme focalizzare un po' di più l'attenzione in particolare su quei territori che, nei quali il comparto del turismo è praticamente totalizzante, fino al limite tendenziale della cosiddetta monocultura turistica, dove il turismo è più che il perno, è quasi l'unica attività. Chiaramente le conseguenze economiche e sociali sono ben più gravi che altrove. E questo non solo perché gli imprenditori non fanno profitto, e Nicola ce l'ha dimostrato benissimo con i dati, non solo perché i lavoratori autonomi del turismo, in Italia questo vuol dire essenzialmente le guide e gli accompagnatori che sono a partita IVA, non lavorano, e non solo perché i dipendenti del turismo non percepiscono lo stipendio e lo vedono seriamente a rischio per il futuro, ma anche per la tipologia di una parte consistente dei posti di lavoro nel turismo, che sono molto spesso, troppo spesso, stagionali, precari, sottopagati, senza garanzie. E questo non è che avvenga solo nei paesi del sud del mondo, avviene anche in Italia, basta chiederlo ai nostri studenti che fanno la stagione turistica. Quindi anche per questa ragione che puntare sulla monocultura turistica è molto rischioso. Io su questo, non su altro, sono d'accordo con Michele Boldrin quando dice che quella vulgata retorica per cui in Italia se solo valorizzassimo le nostre risorse culturali, paesaggistiche, eccetera, e ambientali, potremmo vivere solo di turismo. È molto pericoloso questo discorso, perché non è saggio vivere solo di turismo, perché ci si espone a moltissimi rischi, perché un turismo virtuoso dovrebbe compenetrarsi con lo sviluppo di altri settori produttivi in un circolo di sostegno reciproco, dovrebbe andare di pari passo con lo sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato locale e anche essere affiancato da altri comparti. Senza contare che quelle risorse che sono innegabili sulla carta, in realtà noi non facciamo altro che distruggerle, comprometterle, degradarle. Quindi, insomma, veramente è una retorica che funziona sempre, ma che in realtà andrebbe un pochino smascherata. E ben calibrata, sicuramente. E ben calibrata. Quindi, secondo me, la prima cosa è imparare che la monocultura turistica è pericolosa. E lo vedremo soprattutto in quei luoghi, in quei territori che vivono quasi esclusivamente di turismo, dove vedremo le conseguenze economiche e sociali di tutto questo, anche se chiaramente si spera che ci saranno degli ammortizzatori sociali opportuni e degli aiuti. Però, per esempio, qualcuno di voi ha sentito, io non l'ho sentito, ma magari mi è sfuggita questa cosa, avete sentito qualcuno parlare della regolarizzazione dei lavoratori stranieri irregolari nel turismo? Ne abbiamo sentito parlare per i braccianti agricoli, ne abbiamo sentito parlare per le badanti, io non ho sentito nessun riferimento ai lavoratori del turismo e non sono pochi. L'altro elemento, cosa possiamo imparare? Possiamo imparare a ripartire con un altro passo. Qui mi ricollego anche un po' ad alcune cose che ha detto Nicola. Quando si ripartirà bisognerà ripartire con un turismo più creativo, con forme più creative, più innovative, più diffuse di turismo e con un turismo più sostenibile. Che vuol dire però anche cominciare a riflettere da subito su che cosa può essere utile fare nella fase del distanziamento turistico post-Covid, ma che poi funzioni anche dopo. Ad esempio, cioè, faccio solo se posso Monica, un ultimo esempio, a me è piaciuta molto l'idea di Maria Sole Garracci su Micometa, che ha proposto di delocalizzare in sedi di provincia alcune opere d'arte maggiori delle grandi collezioni, ottenendo in questo modo il doppio vantaggio di portare un respiro culturale urbano fuori dalla città, con tutto l'indotto poi di ricettività e ristorazione, e di decongestionare quei siti che sono oberati di turisti, cosa che rende l'esperienza turistica non godibile.
È questa la tipologia di idee che vorrei vedere sul tavolo adesso e non le proposte come le gabbie di plexiglass da spiaggia o gli aspetti molto tecnici come a quanti centimetri deve stare un ombrellone dall'altro. Gli aspetti tecnici verranno perché devono venire, ma vorrei che si ragionasse di più in termini di visione, che si approfittasse, perché come tutte le crisi, anche questa crisi può essere un'occasione. No? È sempre da augurarcelo, certo. Federica. Ecco, io ti ringrazio e passerei ai colleghi che dopo questa valutazione in ambito economico-culturale estremamente importanti ci portano anche il loro contributo per quanto riguarda poi risvolti più pratici per molti che riguardano appunto tutta la contrattualistica e i problemi. Darei quindi la parola a Claudia. Buon pomeriggio, Claudia. In particolare con Claudia volevamo affrontare l'aspetto dei contratti appunto turistici durante il periodo emergenziale. Quindi Claudia, qual è stato l'impatto del Covid, quindi dell'emergenza ed in modo particolare della legislazione emergenziale che ha fatto seguito all'assunzione appunto delle misure restrittive della libertà di circolazione sui contratti turistici? Sì, buonasera a tutti. Come abbiamo sentito già esporre da parte dei colleghi, chiaramente il settore turistico è uno dei settori che immediatamente ha risentito prima ancora dell'emergenza sanitaria e degli interventi di riduzione o di restrizione dell'attività economica in generale. Proprio dai provvedimenti restrittivi della libertà di circolazione delle persone, perché è chiaro che senza libertà di circolazione non c'è possibilità di fare turismo e ancor più di quella turismo, se vogliamo, che è fatto semplicemente da aggregazione, quindi concerti, eventi, senza necessariamente prevedere degli spostamenti, perché poi appunto il settore turistico e i contratti del turismo sono in realtà una definizione molto ampia, che racchiude da una parte la contrattualistica di settore più specifico, quindi chiaramente i viaggi crociera, i pacchetti turistici, i viaggi tutto organizzato o il contratto di albergo, ma in realtà c'è anche tutta una contrattualistica funzionale al settore turistico che appunto contratti che non nascono necessariamente solo per il settore turistico, ma che sono strettamente funzionali al settore turistico. Basti pensare in primo luogo chiaramente a contratti di trasporto e appunto tutti gli eventi che ruotano intorno al turismo, concerti, visite museali e quant'altro. Ecco, quindi chiaramente il problema immediato qual è stato? I provvedimenti restrittivi delle libertà personali hanno fatto sì che una serie di contratti che erano stati conclusi prima dell'assunzione di questi provvedimenti si sono trovati, non sono stati eseguiti. È venuta quella che il giurista chiama come impossibilità sopravvenuta della prestazione, che è regolamentata dal codice civile e che prevede appunto che in caso appunto di situazioni che prescindono dalla volontà del contraente, in questo caso del prestatore di servizio, la sua prestazione non può essere eseguita. E nel caso di specie in realtà non può essere eseguita per un provvedimento legislativo, cioè l'assunzione di un provvedimento legislativo, quello che noi giuristi chiamiamo factum principis, impedisce la circolazione e di conseguenza a cascata impedisce agli operatori economici di eseguire le prestazioni. In realtà qui in una formula un po' strana, perché in verità forse soprattutto all'inizio, quando c'erano questa differenziazione tra zone rosse e zone non rosse, in alcuni casi non era tanto il problema magari del prestatore di servizio che non poteva eseguire il servizio, ma era proprio l'utente, cioè il consumatore, il turista, che non si poteva muovere per raggiungere il luogo dove avrebbe voluto eventualmente trascorrere il periodo di vacanza. E quindi chiaramente di fronte ad una situazione emergenziale in cui si qualifica l'applicazione di una normativa in realtà già prevista dal nostro codice, perché appunto il 1463 è una norma contenuta di diritto ordinario, il legislatore ha dovuto prevedere però un rimedio eccezionale, cioè è venuto ad affiancare a quello che sarebbe il rimedio ordinario, cioè la restituzione di quanto ricevuto per
ottenere quella prestazione di servizio a titolo proprio di prestazione totale, lì dove era stato pagato interamente un biglietto aereo, un biglietto del treno o addirittura appunto una prenotazione, o delle volte appunto attraverso quelle che comunemente si chiamano caparre, no? Cioè quegli anticipi che vengono dati per riservarsi il servizio in futuro. Ora, quindi il problema qual è stato? Quello di cercare come di risolvere l'imminenza di queste situazioni. E chiaramente il legislatore ha pensato di affiancare a quella che è l'ipotesi ordinaria, cioè sostanzialmente era l'obbligo restitutorio di ricevere da parte del prestatore di servizio quanto anticipatamente ricevuto, che non poteva trovare compensazione attraverso l'esecuzione della prestazione dovuta, lo ha affiancato in un altro provvedimento aggiuntivo. Spesso in quasi tutte le tipologie contrattuali, poi ci sono state delle distinzioni, ma adesso non entro nel dettaglio per non annoiare la platea, è stata data in alternativa la possibilità di corrispondere a un voucher. Che cos'è un voucher? È una sorta, diciamo, di titolo di credito atipico in cui all'utente, al turista, al viaggiatore, viene data la possibilità di riutilizzare quella prestazione di servizio distanziata nel tempo. In realtà quasi tutta la normativa di settore, anzi direi tutta, prevede che il voucher deve essere utilizzato entro un anno dalla sua emissione. Quindi di fatto si sposta temporalmente l'esecuzione della prestazione ai termini un anno, e qui devo forse, diciamo, l'avrei detto dopo, ma insomma l'anticipo in questa sede, devo dire che in sede di conversione, perché poi questi provvedimenti sono stati convertiti in legge all'inizio di questa settimana, forse mi sarei aspettata dal legislatore un allungamento un po' dei tempi, perché secondo me, vista la situazione, diciamo, come un anno per ricevere quel servizio forse non è molto sufficiente per creare un giusto equilibrio tra quelle che sono chiaramente gli interessi degli operatori economici di non vedersi, di non dover restituire somme già percepite in una fase in cui probabilmente ne riceveranno poche altre nei mesi a finire, e però quello che però anche l'interesse, diciamo, del consumatore, dell'utente, che non si vede restituire le somme e non riceve la prestazione. Di chiudere questa così, un'altra specificazione la volevo fare proprio appunto su cosa intendiamo per contratti turistici, perché qui la disciplina emergenziale ha sollevato qualche problema. Abbiamo visto che tanti problemi sono fatti sulla nozione di congiunto, che è stata molto discussa anche dalle cronache. Anche nell'ambito, diciamo, turistico è stata utilizzata una terminologia, chiamiamola atecnica, si è parlato di contratti di soggiorno. In realtà appunto è una definizione che non è possibile rinvenire in altre disposizioni legislative, tuttavia contratti di soggiorno, un po' dal contesto in cui sono stati utilizzati, è chiaro che fanno riferimento a tutte quelle tipologie, diciamo, contrattuali mediante la quale il turista, ancor meglio il viaggiatore, si garantisce di poter pernottare al di fuori del proprio domicilio, quindi chiaramente dai più scontati, quali i contratti d'albergo, bed and breakfast, ma magari anche appunto, campeggi e quant'altro. E un dubbio, diciamo, più concreto si è posto rispetto alle locazioni turistiche, perché chiaramente la locazione è un contratto che nasce in realtà come un contratto o di natura commerciale, ma non interessa quello di natura residenziale, e la locazione è strutturalmente una locazione di lunga durata, quindi insomma contratti, diciamo, il cosiddetto, no, la casa. Ora, anche per finalità turistica ormai la locazione ha visto evolvere la sua funzione, dalle locazioni stagionali, no? Che prendevano affitto per la stagione estiva o per la stagione invernale, ormai sempre più diffuse sono le locazioni di breve durata, che poi si sono sviluppate attraverso questi nuovi modelli tipo Airbnb, insomma ormai se ne conoscono tanti. Allora ci si è chiesti, questa disciplina relativa ai contratti di soggiorno può trovare applicazione nei confronti delle locazioni turistiche? Questo, diciamo, è il dubbio, insomma, che ha un po' coinvolto nell'immediato la lettura di questa disposizione emergenziale, e lì un lavoro interpretativo che ritengo, insomma, abbiamo condotto insieme al collega Roberto Senigallia, che è collegato, che ci ha convinto a quello, insomma, di andare a vedere un pochino nella legislazione di settore anche per esempio dove si applica la tassa di soggiorno, se vogliamo, proprio per richiamarci con quei contratti di soggiorno. E lì vediamo appunto che le locazioni di breve durata entro i 30 giorni che hanno
prettamente finalità turistica, secondo noi possono effettivamente essere condotte all'interno di questa definizione che è stata data dalla normativa emergenziale, con la conseguenza che anche nei confronti di queste tipologie di contratti di soggiorno potrà trovare quel rimedio eccezionale che il legislatore ha introdotto in sostituzione della restituzione della somma ricevuta nella emissione in realtà di un voucher, e quindi appunto la finalità appunto è quella di evitare che la struttura recettiva sia costretta a perdere liquidità nell'immediato, dovendo restituire soldi già incassati e quindi spostare, semmai nel tempo, poi la prestazione che dovrà essere eseguita. Bene, e quindi da questo punto di vista si è risposto a un problema di distanziamento sociale con un distanziamento temporale. Allora, andando avanti nel tempo, si potesse in qualche modo, cioè questa situazione di rientri, ecco, cioè negli scenari che venivano fatti. Beh, soprattutto nella fase iniziale, insomma, era un po', c'era forse anche un pochino di più fiducia, cosa che purtroppo un pochino abbiamo perso col passare delle settimane, ma ciò non toglie che tornerà. Allora, hai affrontato soprattutto la questione dal punto di vista del cliente, cioè di una parte del contratto, e dal punto di vista, cioè delle strutture ricettive che si ritrovano nella condizione di ricevere queste, cioè di aver dovuto sospendere, quindi ricevere queste disdette, come si devono comportare nei confronti dei clienti? Allora, innanzitutto qui appunto devo dire nel transito tra i decreti e poi diciamo la legge di attuazione, diciamo la legge delega, la legge che ha accolto diciamo i provvedimenti emergenziali, il legislatore ha colmato un'iniziale lacuna, perché in un primo momento si era preoccupato proprio di disciplinare solamente le situazioni in cui fosse l'utente, il cliente, il turista a contattare la struttura recettiva chiedendo appunto la restituzione delle somme, e prevedendo invece questa possibilità, peraltro con dei termini scadenziali piuttosto stringenti. In sede di conversione è stata introdotta invece una nuova disposizione che prevede per le stesse strutture recettive che chiaramente si vedano in qualche modo costrette a chiudere anche transitoriamente o addirittura forse a cessare l'attività. Qui mi leggo a quello che dicevano i colleghi, cioè che probabilmente il trend di questi ultimi anni ha portato molti operatori del settore a fare investimenti diciamo notevoli, ampliando spesso anche le loro capacità recettive, e si vedranno nei prossimi periodi costretti probabilmente a ridurre. Quindi qui il problema è di dare la possibilità a costoro eventualmente appunto di nuovo ritardare, loro non intendono appunto restituire le somme già ricevute, ritardare, quindi sempre attraverso la consegna di questo voucher, o addirittura qui è prevista anche la possibilità di proporre sostanzialmente una soluzione alternativa che sia equivalente o eventualmente diciamo anche superiore o inferiore, nel caso sia inferiore deve essere restituito compensata diciamo la parte inferiore in termini economici, per dare appunto probabilmente un maggiore respiro alla struttura recettiva, che così facendo cerca anche di ritrovare un proprio ridimensionamento, diciamo, e quindi magari, non so, fa la scelta di chiudere determinate strutture e tenerle aperte solo altre. Chiaramente qui parliamo di strutture un po' più grandi, quelle funzionali, dove è possibile dare un'offerta più variegata, ecco, troverà applicazione caso per caso tutto questo. Ecco, allora, un ultimo commento rispetto a, insomma, abbiamo commentato anche le scelte che sono state fatte di sostegno, ma anche legislative. Sono condivisibili quelle che sono state fatte? Come lo vedi? Qui mi leggo in particolar modo appunto a quello che diceva Nicola, cioè io credo che in questo caso il legislatore abbia di fatto utilizzato lo strumento giuridico per operare misure di sostegno economico, nel senso che così guardando queste scelte da giurista puro è chiaro che il contratto subisce una modifica che in una situazione appunto che non fosse una situazione emergenziale non troverebbe particolare giustificazione, perché insomma, uso una terminologia un po' più tecnica, il sinallagma giuridico, cioè quello che sta alla base dello scambio tra prestazione e controprestazione, qui viene intaccato.
attaccato nella sua, diciamo, nella sua funzione, e quindi è chiaro che dovrebbe essere restituita la prestazione che non ha ricevuto, diciamo, in cambio nulla. Però qui appunto in realtà quello che si è cercato di fare è dare un sostegno economico all'operatore, agli operatori economici, che sicuramente nel prossimo futuro si troveranno appunto in una situazione di grande difficoltà. Peraltro, devo dire, forse dobbiamo dare anche un'altra chiave di lettura, soprattutto per le piccole strutture, come dicevamo prima. Il non dare la possibilità di un voucher significava probabilmente andare incontro anche per l'utente, per il consumatore, per il turista, alla possibilità di doversi andare a trovare una struttura fallita, cioè di non poter reperire, andare a recuperare neanche quello che era stato dato, perché è chiaro che una piccola struttura che si trova a dover chiudere potrebbe anche arrivare ad una situazione di insolvenza. E quindi tutto sommato questa situazione possiamo vederla anche nell'ottica, diciamo, della meno senso forse potrebbe avere per le grandi strutture che di solito sono assicurate, quindi c'è il rischio della, cioè l'assicurazione che copre i rischi, e quindi lì probabilmente gli utenti, i turisti sarebbero stati più coperti in termini economici lo fa scattare, insomma, la polizza assicurativa, anche se forse lì l'evento della pandemia poteva non essere ricompreso, esatto, quindi. Chiaramente le dinamiche poi sono molteplici e sono di difficile analisi. Quindi in questo senso ritengo che tutto sommato sono condivisibili, appunto proprio come strumenti emergenziali e come strumenti, forse, ma questo poi ce ne parlerà insomma anche Roberto, forse questa situazione anche per i giuristi è un momento per ripensare ad alcune dinamiche che si sono un pochino forse troppo direzionate in quest'ultimo periodo. Mi riferisco in particolar modo appunto al settore che mi riguarda e a quello, diciamo, della tutela del consumatore, cioè si è vista una forte intensificazione a livello giuridico delle tutele della cosiddetta parte debole, intesa come l'utente, il turista e il consumatore, forse creando un po' una sproporzione rispetto anche, se vogliamo, in determinati casi, a quella che è l'attività di operatori economici, dove sì, va bene se siamo di fronte ad un operatore economico, magari un'azienda insomma super strutturata, magari un colosso insomma del turismo, meno senso ha di fronte al piccolo operatore economico, ecco, lì dove diciamo parlare di parte debole semplicemente perché la controparte svolge un'attività professionale, ma lo fa appunto nell'ambito di una gestione familiare, creare questa sovrastruttura di tutele forse potrebbe essere anche un attimo ripensata, cioè differenziata, ragione insomma delle capacità economiche anche del soggetto, del professionale imprenditoriale. Bene, grazie Claudia. Allora io direi davvero di passare la parola a Roberto, che magari ci aiuta e ci accompagna di più in questa parte di valutazione dei contratti, anche nel passaggio alla post, auguriamocelo non troppo in là, post emergenza. Allora, in particolare, dal momento in cui si inizierà effettivamente a poter circolare i contratti di soggiorno, questi contratti turistici stipulati prima dello scoppio dell'epidemia, perché sono contratti che molto spesso appunto vengono avviati molto prima, potranno comunque essere messi in discussione o si considererà, cioè torneranno ad essere con il loro vigore? Grazie Monica, buon pomeriggio a tutti. Sì, io mi occuperò della prospettiva della fase post-emergenziale, dato che la collega ha parlato appunto si è concentrata più sulla fase emergenziale. Ecco, premetto subito che legandomi a un auspicio così lanciato da Federica riguardo al turismo, parlava di ripartire con un nuovo turismo, ecco, io dico ripartire anche con un nuovo diritto, perché il rilancio dell'economia, soprattutto in questo settore, dipende evidentemente anche da un diritto attrezzato in una certa maniera, cioè che non ostacoli questa ripresa. Allora, per rispondere alla tua domanda, Monica, sì, senz'altro questi contratti potranno comunque essere messi in discussione per l'evidente ragione che una volta venuta meno l'efficacia
della normativa legislativa e regolamentare emergenziale, comunque gli effetti della pandemia si faranno sentire nei rapporti contrattuali che discendono da contratti stipulati nel periodo ante-Covid-19. Però nel capire in che termini potranno essere messi in discussione, dobbiamo fare un discorso differente a seconda anche del periodo a cui rivolgiamo, insomma, del periodo in cui troveranno esecuzione o dovranno trovare esecuzione questi contratti. Ecco perché? Perché noi andremo incontro, tutto è governato da un criterio di gradualità, ma andremo incontro a due periodi. Un primo periodo in cui verrà ripristinata la libertà di circolazione, e per quanto ci interessa, per finalità turistiche. Sapete che la legislazione emergenziale ha sospeso libertà e diritti fondamentali, tra cui anche questa libertà di circolazione della persona, ma arriverà il momento in cui verrà ripristinata. E questo ripristino avverrà pure con un criterio di gradualità e anche un criterio di cerchi geograficamente concentrici. Abbiamo letto in molti il 1° maggio un servizio proprio sulle vacanze sul Corriere della Sera, ed è abbastanza allarmante il dato, perché si dice che la soglia che scienziati e governo ritengono indispensabile per ipotizzare di concedere ai cittadini di spostarsi da regione a regione è un indice di contagio RO pari a 0,2. L'indice RO è il parametro che misura la trasmissibilità di una malattia infettiva, e questo vuol dire che bisognerà arrivare al punto di non avere nemmeno un nuovo contagiato. Ecco, quindi ho ascoltato con grande interesse gli interventi dei colleghi Federica, Nicola, così, ma questo dato è veramente preoccupante, perché avremo un periodo molto lungo di turismo sostanzialmente regionale, cioè che potrà essere pensabile all'interno delle regioni. Allora, dicevo, avremo un primo periodo in cui verrà ripristinata la libertà di circolazione per finalità turistiche, però non sarà stato ancora raggiunto lo standard, il normale standard di sicurezza sanitaria. Ecco, questo è molto importante, anche in base a quello che dicevano i colleghi economisti, perché questo standard incide evidentemente sulla finalità turistica, che è quella funzione, quello scopo che connota ogni contratto turistico e consiste nel benessere psicofisico, nel relax, nella serenità che si cerca, che ciascuno cerca nel momento della vacanza. E non essendoci questo standard di sicurezza sanitaria, evidentemente questa finalità viene minata. In buona sostanza voglio dire che è immaginabile, lo accennava un po' Nicola, questo aspetto, immaginabile che si passi da un lockdown formale, cioè quello che è imposto dalla normativa ora emergenziale, a un lockdown psicologico, cioè quello che è imposto invece dalla paura, dal timore di viaggiare per essere contaminati, per contrarre la malattia. E abbiamo precedenti anche con l'epidemia emorragica avvenuta anni fa a Cuba. Ecco, tutto questo quindi porterà molte persone che hanno già stipulato contratti turistici a rinunciare alla vacanza, quindi gli operatori turistici riceveranno anche comunicazioni dai clienti, nel senso che non intendono più utilizzare la vacanza. Potranno anche, ho visto nella chat qualche domanda e quindi approfitto, potranno anche in questo arco temporale subentrare altre forme di impossibilità. Qualcuno diceva: ma che succede se la persona, anche potendo muoversi, non si può più muovere perché non ha più le ferie, perché gliele hanno fatte godere precedentemente? È un'altra forma questa di impossibilità, che può portare quindi allo scioglimento di questi contratti, alla risoluzione di questi contratti.
Abbiamo poi un altro periodo, l'ultimo periodo questo, che speriamo arrivi presto, ma prima o poi arriverà, in cui oltre ad essere ripristinata la libertà di circolazione per finalità turistiche, sarà anche raggiunto il livello di sicurezza sanitaria. E questo avverrà, quando, perché dipendiamo molto ovviamente dalla scienza, sia noi giuristi che gli economisti, abbiamo la scienza in questo momento che detta le sue regole, quindi questo momento arriverà quando avremo il vaccino, avremo comunque un farmaco curativo particolarmente efficace. Ecco, anche in questi casi, comunque chi ha stipulato in questo momento, in questa fase temporale, chi ha stipulato contratti ante Covid-19 potrebbe lamentare in questo caso che a seguito della pandemia le condizioni economiche inizialmente pattuite nello specifico contratto non si giustificano più, cioè sostanzialmente è venuta meno quella proporzionalità iniziale tra le prestazioni. E in base a questo, poi eventualmente se mi rimane tempo approfondirò altri aspetti su questo punto, in base a questo il cliente potrebbe comunque chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. Ecco, questo è un po' lo scenario che si può prospettare. E rispetto a questo scenario, quindi, cioè, rimarrà comunque la possibilità per la struttura, in questo caso, di non rimborsare e di proporre forme tipo il voucher, eccetera, perché saremo nella fase oltre l'emergenza. Questo ovviamente ci stiamo riferendo al primo dei periodi che parlavo, cioè quando l'operatore turistico potrebbe ricevere disdette dovute al fatto che il viaggiatore ha paura di ammalarsi perché non è stato ancora raggiunto quel normale standard di sicurezza sanitaria. Allora, la possibilità, come diceva bene la collega Irti, Claudia, la possibilità di scelta tra rimborso o rilascio del voucher è una possibilità che è riconosciuta soltanto dalla normativa emergenziale. Peraltro c'è una novità che è stata introdotta in sede di conversione del decreto legge Cura Italia, mi sto riferendo alla legge del 24 aprile la numero 27, che appunto l'ha convertito e ha introdotto una nuova previsione a questo riguardo che è passata abbastanza inosservata, perché ha prorogato questa possibilità di scelta tra rimborso e rilascio del voucher fino al 30 settembre del 2020. Ecco, non è una bella cosa, infatti non so se sia stata intenzionalmente taciuta, perché in questo modo il legislatore già ci dice, anzi conferma quello che si sta dicendo da tempo, che per quanto riguarda il settore turistico è ben consapevole del fatto che gran parte della stagione estiva sia a grande rischio. Ecco, comunque venute meno tutte queste misure eccezionali dettate dalla normativa di emergenza, ritornerà ad operare la legislazione ordinaria, ecco perché avremo bisogno poi di un nuovo diritto. La quale normativa del codice civile, perché è lì fondamentalmente che abbiamo le risposte, non dà questa possibilità di scelta, anzi prevede che il debitore, se deve eseguire una prestazione, in questo caso deve restituire quanto ha ricevuto, non è che si possa liberare invece eseguendo una prestazione diversa, quale può essere il rilascio di un voucher, a meno che non vi sia il consenso ovviamente dell'altra parte. Nonostante questa previsione, perché il nostro mestiere dei giuristi è andare oltre le regole, ovviamente con gli strumenti di cui disponiamo, a me pare comunque ragionevole ritenere che la soluzione della scelta che spetta ovviamente all'operatore turistico, tra rimborso e rilascio del voucher, possa continuare ad essere perseguita, e io direi anche a maggior ragione
almeno fino a che non sia stato ripristinato sempre quel normale standard di sicurezza sanitaria. Dico a maggior ragione perché, come diceva bene Claudia, è evidente che questa scelta operata dal legislatore emergenziale è dovuta al fatto di distribuire in modo differente i rischi rispetto a come fa il codice civile, per non massacrare da un lato l'imprenditore turistico, l'operatore turistico, che si vede in queste circostanze cadere tutti contratti stipulati in quel periodo, quindi non un solo contratto, ma anche per non massacrare eccessivamente il mercato, perché se priviamo poi con le restituzioni di liquidità gli operatori, è evidente che poi le ricadute sull'intero settore di mercato sono molto pesanti. E quindi in questo frangente invece in cui l'operatore turistico si trova a subire addirittura le decisioni del viaggiatore che per paura di contrarre la malattia disdice e quindi risolve il contratto, dico appunto a maggior ragione una soluzione di questo tipo si giustifica. E noi questo lo affermiamo anche in modo convinto, anche facendo leva sui principi fondamentali del nostro ordinamento, primo fra tutti, su questo anche eventualmente ritornerò, sul principio di solidarietà e soprattutto sulla regola fondamentale dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione dei contratti. Ecco, su questo abbiamo molto sottolineato le situazioni in cui sia il turista e il cliente non intende usufruire per timore, ma dall'altro lato, ed avevi già accennato a questo aspetto, nel momento invece in cui si intenda usufruire poi, quindi dare a corso al contratto, ma appunto le condizioni non giustifichino più il costo a suo tempo pattuito, che cosa, cioè, si possono immaginare delle richieste di modifica, di revisione delle stesse oppure no? La connessione che sta impegnando tutta la scientifica giuridica in questo momento, perché è una richiesta del mercato. È una richiesta del mercato perché soprattutto in questo momento il mercato non ha bisogno di strumenti giuridici distruttivi, ma anzi di strumenti giuridici che incentivino la crescita, quindi che sostengano il mercato. Detto in altri termini, ha bisogno di rimedi manutentivi dei contratti, perché il contratto è quello che fa il mercato, e non di rimedi che siano invece caducativi o che insomma facciano venir meno il contratto. Allora, dico questo perché purtroppo rispetto a questa esigenza, cioè quella che ha il viaggiatore di dire, non so, anche a settembre, a ottobre o a dicembre per contratti già stipulati, io voglio viaggiare, ma chiaramente considerata tutta La situazione che ha determinato la pandemia, non mi vanno più bene le condizioni economiche e quindi chiedo che vengano modificati, in altri termini mi venga diminuito il prezzo. Ecco, rispetto a questa esigenza del turista, ma è un'esigenza poi del mercato, il nostro ordinamento in Italia è impreparato, perché allo stato attuale non conosciamo un dovere di rinegoziazione del contratto da parte del contraente avvantaggiato. L'unica norma che si occupa del caso in cui le sopravvenienze come questa che stiamo vivendo, quindi di carattere straordinario e imprevedibile, comporti che una delle prestazioni del contratto diventi eccessivamente onerosa rispetto all'altra, cioè sostanzialmente che venga scombinata la proporzione tra le prestazioni che è stata definita dalle parti in sede di conclusione del contratto. Dicevo che questa unica norma che è presente nella nostra legislazione
legislazione mette a disposizione del contraente svantaggiato un rimedio caducatorio, cioè la risoluzione del contratto, la possibilità di chiedere lo scioglimento del contratto, appunto, peraltro per eccessiva, che non è detto che sia eccessiva, onerosità sopravvenuta, dando invece soltanto al contraente avvantaggiato la possibilità di bloccare la rinegoziazione, quindi di impedire la risoluzione o negoziazione del contratto. Cioè, in buona sostanza, quel cliente che volesse modificare il contratto non lo può pretendere dall'operatore turistico, cioè, o trova la sua collaborazione, oppure l'unica via che ha, se non gli vanno bene, più bene le condizioni, è quello di chiedere lo scioglimento del contratto. Ecco, devo dire che anche qui siamo in presenza di una situazione che però deve fare riflettere e mi sento anche di dare un'indicazione a chi ci ascolta in questi termini, perché oramai da anni la comunità scientifica giuridica, quindi gli studi giuridici, facendo leva proprio sui doveri di solidarietà economico e sociale, che, attenzione, hanno fonte costituzionale, sono previsti dalla Costituzione e quindi non dalla legislazione ordinaria, e anche nella clausola generale di buona fede, sono giunti a riconoscere la sussistenza nel nostro ordinamento di questo dovere di rinegoziare i contratti in presenza di queste circostanze. Sicché il contraente avvantaggiato, se viene richiesto dall'altra parte, è chiamato a rivedere le condizioni economiche del contratto secondo buona fede. Peraltro, questa è una soluzione che è presente in ordinamenti da noi vicini e ai quali è legata la nostra tradizione giuridica, mi sto riferendo alla Germania, alla Francia, è una soluzione introdotta in questi paesi anche dalle ultime riforme e fa parte anche dei contenuti del disegno di legge delega che ora giace in Senato di riforma del nostro codice civile, che prevederebbe l'introduzione di questo obbligo di rinegoziazione nel nostro codice civile. Ora, per arrivare a una risposta per oggi, insomma, che non abbiamo invece una risposta espressa, una disposizione espressa nel nostro ordinamento, mi sento di giungere alla conclusione che, prendendo atto un po' di tutti questi movimenti interpretativi delle esperienze di altri paesi, della nostra stessa tradizione giuridica, delle prospettive di riforma e da ultimo, ecco che dimenticavo, molto importante, anche le esortazioni che ci provengono da alcuni organismi europei, tipo l'European Law Institute, che è un organismo indipendente europeo, che esorta gli stati in questo momento a garantire la rinegoziazione dei contratti anche se la legislazione nazionale non lo prevede. Ecco, in base a tutti questi elementi ritengo che si possa giungere alla conclusione che un tale dovere di rinegoziazione vada affermato, vada ravvisato e quindi vada seguito. Ecco, soltanto due parole di precisazione. Io ho fatto riferimento anche a soluzioni interpretative che comunque si fondano sui principi fondamentali del nostro ordinamento. L'auspicio è che a queste soluzioni si orienti il comportamento degli operatori e dei fruitori del mercato del turismo, per evitare e scongiurare una cosa che sarebbe molto pesante, cioè che agli effetti disastrosi del virus, della pandemia e della legislazione emergenziale, perché la legislazione emergenziale ha fatto la sua parte sotto questo punto di vista, si aggiungano anche gli effetti disastrosi dei contenziosi giudiziari. Esattamente, ecco. Perché sarebbe un carico... Ecco, a litigare, e così è per questo che anche noi come comunità scientifica stiamo lavorando moltissimo, sono in atto tante iniziative editoriali per far circolare delle soluzioni costruttive che si basano sui principi, anche per suggerire ai giudici di attivare rimedi manutentivi dei contratti e non rimedi
invece estintivi dei contratti, caducatori dei contratti, che, come ci insegnate voi gli economisti, appunto, vanno contro i presupposti di efficienza del mercato. Ecco, grazie, grazie Roberto. Siamo andati un pochino complessivamente lunghi, ma gli aspetti erano tanti e decisamente importanti. Io farei un rapidissimo secondo giro. So che Federica è già pronta per rispondere a un paio di domande che avevo individuato in chat, quindi lascio a lei la parola chiedendole la cortesia appunto di essere rapida, e poi passerei a Nicola che magari già individua se ci sono, altrimenti le porto io un paio di domande. Federica, prego. Grazie Monica. Intanto volevo ringraziare chi ha posto le domande, perché ne ho viste veramente molte interessanti, sono state sollevate tante questioni interessanti. Raccolgo un paio di spunti. Una delle domande verteva su questo, cioè se questo turismo di prossimità a breve raggio intraregionale, probabilmente in buona parte, come diceva Roberto, si potrebbe tradurre, essendo in qualche modo implicitamente anche un turismo più abbordabile, se si potrebbe in qualche modo tradurre in una forma di turismo sociale, o che legami ha con la questione del turismo sociale. Turismo sociale non vuol dire, lo dico solo perché magari tecnicamente può essere non chiarissimo, non vuol dire turismo di gruppo o basato sulla socialità, ma in questo senso si intende il turismo per le categorie svantaggiate, i disabili, gli anziani, gli studenti, le famiglie numerose, eccetera, eccetera. Ecco, io temo che invece il turismo sociale sarà un comparto assolutamente abbandonato in questa circostanza. Forse l'unica iniziativa in questo senso, che in qualche modo chiama anche alla solidarietà, per rifarmi anche a quello che diceva Roberto, che ho sentito, è un'iniziativa di alcune località della costa atlantica francese, che si sono, i cui operatori della ricettività si sono resi disponibili ad ospitare gratuitamente quest'estate il personale sanitario che è stato impegnato nell'emergenza Covid. Peraltro io l'ho trovata un'iniziativa lodevole dal punto di vista della solidarietà, ma anche molto lungimirante, molto intelligente. Comunque è un gran colpo di marketing, e questi signori, i medici e gli infermieri, saranno sì ospitati gratuitamente, ma in qualche modo poi spenderanno qualche cosa una volta nelle località della Francia Atlantica, e ci saranno le loro famiglie, eccetera. Quindi questo è il massimo dell'espressione di turismo sociale a cui ho sentito far riferimento. Per il resto credo che questa crisi, siccome si tradurrà distanziamento sociale per la crisi economica post pandemia, vorrà dire, come dice Marco Deramo, polarizzazione ulteriore tra ricchi e poveri. Penso che questa crisi si tradurrà nel fatto che molte meno persone potranno fare turismo, e che coloro che hanno bisogno di un sostegno pubblico per poter andare in vacanza molto probabilmente non lo avranno. Come dire, se siamo impegnati sul fronte di fornire dei buoni spesa, non daremo a questi nuovi poveri dei buoni vacanza. Quindi purtroppo anche tutti i discorsi del documento di soft law, come mi insegnano i miei colleghi, che è il Global Code of Ethics for Tourism dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, sul diritto al turismo per tutti, in realtà stanno rivelando, insomma, i loro limiti e la loro natura spesso anche un po' retorica, perché qui c'è in vista una pauperizzazione sociale generale, e che purtroppo riguarderà anche diversi lavoratori del turismo, per le ragioni di cui parlavo. Grazie, grazie Federica. Grazie a te, Monica. Direi che do, siccome il tempo è diventato molto stretto, lascerei la parola a Nicola, se ha colto un paio di domande dalla chat. Nicola? Allora, sì, pure io ne ho viste parecchie e tutte molto interessanti, ma colgo quella che era relativa al discorso dell'esempio del turismo domestico. Se ho ben intesa, cioè, allora, ovviamente è una chance quella del turismo domestico. Se uno fa velocemente un paio di conti, comunque vede immediatamente che il turismo domestico non potrà mai, dal punto di vista dell'impatto,
impatto della spesa sostituire quello che riceviamo dall'estero. Perché, scusate, ovviamente noi sappiamo che il turista e per proporzioni e per capacità di spesa, quindi in generale di comportamento, quello straniero è, diciamo, sicuramente quello che impatta di più, soprattutto in alcune destinazioni italiane che vivono soprattutto di quello straniero. Quindi sì, va bene quello domestico, però bisognerebbe non puntare solo a questa strategia, che è fondamentalmente la strategia per tamponare la situazione. L'ultima considerazione riguardava il discorso degli investimenti, è lunga, non l'ho letta tutta, però in generale cosa si può dire riguardo alle imprese che stanno facendo degli investimenti? Cioè, allora, attenzione che anche i modelli che vi dicevo prima, adesso, per alcuni aspetti, così lascio anche un po' un minimo di messaggio un attimino più propositivo, si basano su alcune situazioni che sono successe in passato. Ovvio che nulla è comparabile, lo sottolineo, alla situazione attuali e per proporzioni e per probabile, diciamo, sfera temporale che si andrà a coprire. Però brevemente ricordo che quello che è successo in Messico nel 2009, pare che si chiamasse epidemia H1N1, aveva determinato in Messico sicuramente un grosso impatto economico. Il ritorno è stato ai flussi iniziali in termini turistici ha richiesto praticamente un anno. La stessa cosa è successa per la MERS, la stessa cosa è successa per la SARS nel 2003. Disastro, Taiwan meno 70%, Singapore meno 60% di arrivi, in un anno hanno recuperato. La stessa cosa poi è successa con la crisi economica del 2008. Ovviamente sono cose che sono diverse, però ricordiamoci una definizione che è quella della cosiddetta capacità di resilienza del settore turistico, che ha sempre dimostrato una grande capacità di ripresa. Penso che chi sta facendo investimenti monitorerà attentamente qualsiasi spiraglio di questa capacità di resilienza del settore turistico, che si spera, insomma, presto arrivi. Certo, certo Nicola, è che ovviamente la combinazione tra la preoccupazione che riportava prima Federica del depauperamento in un qualche modo possa andare a inficiare quella che è l'inestinguibile voglia di vacanza che poi tutti quanti abbiamo. Io lascerei la parola a Claudia se ha individuato un paio di domande, ivi compresa l'ultima che era molto specifica. Sì, ho individuato un paio di domande sul voucher, lì si posso entrare, diciamo, un po' più nel dettaglio. Il legislatore di fatto conferisce all'operatore economico un diritto potestativo, noi lo chiamiamo così, quindi una libertà di scegliere tra il restituire quanto ricevuto o emettere il famoso voucher. Allo stato attuale, secondo le previsioni della disciplina di emergenziale, non è dato sostanzialmente al turista rifiutare l'emissione del voucher. Poi chiaramente quello che potrà accadere, cioè se il turista intende perseverare e va ad impugnare questa, diciamo, voucher di fronte a tribunali e quindi poi capire cosa potrà accadere eventualmente in una situazione di contenzioso, è difficile in questo momento fare previsione. Però certamente l'applicazione della disciplina emergenziale attribuisce all'operatore economico questa possibilità, che, come abbiamo già sottolineato, appunto non è tanto, diciamo, legata ad una scelta puramente in tecnica contrattuale, quanto più che altro ad una misura economica che va in qualche modo, che viene mascherata, insomma, da un provvedimento giuridico. Ora, per il resto invece c'era una domanda di natura fiscale alla quale onestamente non so dare risposta, perché non mi occupo di diritto fiscale, quindi su quella non riesco ad entrare nel concreto. Mentre mi si chiedeva cosa ne penso di questi bond turistici, devo dire anche lì molto difficile esprimere un'opinione. Soprattutto secondo me il problema è di capire anche temporalmente, cioè bisogna capire come vengono strutturati, anche per capire quali tutele poi possono essere garantite al turista che vada ad acquistare questi bond. Cioè, teoricamente è tutto possibile, poi bisogna calarsi nella dinamica, come dire, legislativa, tecnica, anche dell'emissione del bond, per capire il bond stesso. Certo è una novità assoluta, per cui è difficile poter ragionare applicando discipline, diciamo, che noi ad oggi conosciamo.
Ecco. Più o meno, insomma. Grazie, grazie infinite Claudia. Allora io darei per chiudere la parola a Roberto, visto che siamo riusciti a fare... Allora, io sono stato l'ultimo a parlare, quindi ho avuto anche meno tempo di guardare. Però no, beh, ce n'è una che riguarda l'imprenditore, quale responsabilità civile e penale incorre nei confronti dei dipendenti. Questa è un'altra. Esatto. Allora, una precisazione. La questione del voucher è stato oggetto ed è oggetto attualmente anche di tante critiche, anche per come è prevista nella legislazione emergenziale. Perché al di là del fatto di istituire una deroga alla regola del nostro codice civile, quella previsione lì va anche contro una tutela, soprattutto in materia di pacchetti turistici, una tutela consumeristica che ha fonte in normative dell'Unione Europea, normative peraltro protezionistiche, normative garantistiche che prevedono quelle invece che il consumatore viaggiatore abbia diritto a rimborso. È già stato minacciato ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea contro questa previsione dello Stato italiano del diritto di scelta. Quindi si prospetta un contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia. Voglio però tranquillizzare chi ci ascolta. Cioè, nel senso che veramente c'è un movimento in senso propositivo da parte soprattutto di chi si occupa delle materie giuridiche. Anche in questo senso, cioè, si vorrebbe anche a livello europeo suggerire a seguito di questi eventi all'Unione Europea di alleggerire un po' la tutela a favore del consumatore viaggiatore, quindi derogare ad alcuni strumenti protezionistici proprio per distribuire diversamente i rischi tra il professionista e il consumatore, quindi l'operatore turistico e il consumatore, in ragione di queste sopravvenienze. Ecco, proprio stamattina noi abbiamo in via d'urgenza ricevuto un documento da un'associazione di studiosi giuristi da inviare urgentemente al governo perché prenda atto di alcuni interventi urgenti che noi riteniamo si debbano operare all'interno del nostro ordinamento. Per rispondere poi alla domanda sulla responsabilità dell'imprenditore, in questi giorni parecchi ci hanno chiesto questo, ma noi imprenditori siamo responsabili nei confronti di dipendenti, di clienti, se si dovessero ammalare, il turista che viene, il cliente che viene, poi dovesse... Ecco, allora, norme comportamentali, soprattutto di fonte regolamentare, ne abbiamo ogni giorno. Questi DPCM stabiliscono anche troppe regole a livello di condotta. Una volta adottati quegli accorgimenti, è quello il livello di diligenza che ci viene richiesto. Per il resto, ovviamente, non si può essere chiamati a rispondere, quindi... effettuati quegli adempimenti, quegli accorgimenti che poi variano da attività ad attività, perché anche nel settore turistico stanno pensando in che modo anche fissare i livelli di igienizzazione dei locali, dei materiali e via dicendo. Ecco, una volta adottate quelle costose, purtroppo, e quindi lì dovrà intervenire un nuovo stato sociale appunto per alcune forme di sostegno. Ecco, una volta adottati quegli accorgimenti è evidente che non si va incontro a responsabilità. Bene, grazie, grazie Roberto. Io ringrazio tutti i colleghi, ringrazio chi ha partecipato. Siamo rimasti dentro i tempi, e quindi bene. Colgo l'occasione per ricordarvi che la settimana, ovviamente gli incontri continuano, la settimana prossima la dedichiamo al tema della diffusione, parlando sia della diffusione del contenimento o non contenimento, la diffusione del virus, la diffusione di fake news riguardo al virus e poi anche a come questo, come dire, il virus abbia intaccato i mercati finanziari. Quindi facciamo una carrellata un pochino più ampia con una serie di colleghi che sono anche colleghi di Ca' Foscari, ma non necessariamente del Dipartimento di Economia. Settimana successiva ci occupiamo di crisi d'impresa e poi
gli incontri proseguono perché andremo avanti anche per parte di giugno, visto l'interesse suscitato. Nuovamente grazie a tutti, buona serata e quindi alla settimana prossima. Grazie.